Ballando con le stelle, Milly Carlucci. Il prossimo 10 marzo si apriranno i battenti della 13ª edizione di Ballando con le stelle. Al fianco di Milly Carlucci, ritroveremo Paolo Belli e poi ci sarà un terzo conduttore inedito, un robot che sfrutterà l'intelligenza artificiale. Confermata anche la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e da Selvaggia Lucarelli ed è capitanata dall'inossidabile Caroline Smith. A bordo campo, ancora il direttore di Di Più, Sandro Maier e la criminologa Roberta Bruzzone. Per quanto riguarda i concorrenti, ecco i loro nomi con rispettivi insegnanti al seguito: Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Natalie Ghetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Amedeo Minghi e Samantha Togni, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Cristina Icic e Luca Favilla, Jessica Notaro e Stefano Oradei, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Akash Kumen e Vera Kinnunen, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Don Diamond e Anna Karttunen. Per i buchi, la coppia formata dall'ex Miss Sfregiata con l'Acido e Stefano Oradei, potrebbero essere la coppia vincente di questa 13ª edizione che partirà già con la giusta attenzione. Un gradino più in basso Samuele Peron e Eleonora Giorgi, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Marcello Nuzio e Stefania Rocca, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, tutti a quota 7,00. Poi Akash Kumen e Vera Kinnunen 8,00, Cristina Icic e Luca Favilla 8,00, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando 8,00, Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci 8,00, Simone Di Pasquale e Natalie Ghetta 8,00, Don Diamond e Anna Karttunen 13,00, Samantha Togni e Amedeo Minghi 15,00, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli 15,00. Aggiornamento di Valentina Gambino, prove intense per Jessica Notaro. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2018 ci sarà anche Jessica Notaro che ballerà in coppia con Stefano Oradei. In vista della prima puntata che andrà in onda sabato 10 marzo, per Jessica sono giorni di prove intense. L'obiettivo è arrivare preparati al debutto e conquistare subito i favori della giuria e del pubblico. Buenos dias gente, da oggi mancano ufficialmente 10 giorni al debutto e la nostra giornata inizia così, scrive Jessica su Instagram postando una foto della giornata trascorsa in sala prove. Nonostante non sia ancora scesa in pista, Jessica è già entrata nel cuore del pubblico del programma di Milly Carlucci. Sui social, infatti, sono tanti gli utenti a fare il tifo per lei, sicuri che, come ha già ampiamente dimostrato, sarà una leonessa anche nel ballo. Io farò il tifo per te tesoro, non vedo l'ora di vederti, che sensualità, grande Jessica, vedrò il programma solo perché ci sei tu. Ti abbraccio forte, sarai bravissima, in bocca al lupo, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Parte Elei sfida con Maria De Filippi da sabato 10 marzo, torna la sfida tra Ballando con le Stelle e C'è posta per te. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla 21ª edizione, finora ha portato a casa ascolti eccellenti non avendo molta concorrente. Dal 10 marzo, però, il ritorno di Ballando con le Stelle potrebbe togliere qualche punto allo share dello show del sabato sera di Canale 5. Per la nuova edizione del suo programma, infatti, Milly Carlucci ha messo su un cast d'eccezione, capace di mettere d'accordo sia i più giovani che i telespettatori più adulti. Motivo che avrebbe spinto Maria De Filippi a mettere su un puntatone per il 10 marzo. Secondo quanto riporta Dagospia, nella puntata di C'è posta per te del 10 marzo, la De Filippi calerà il poker. In studio, infatti, ci saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che invieranno la posta a Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Milly Carlucci, però, potrebbe replicare con un ballerino per una notte a sorpresa, aggiornamento di Stella Di Benedetto.
Milly Carlucci pesca nella scuola di amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci pesca tra gli allievi della scuola di amici di Maria De Filippi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come svela il vicolo delle news, tra i maestri di ballo che accompagneranno i concorrenti sulla pista di Rai 1, ci sarà anche Luca Favilla, allievo della 15ª edizione di Amici, vinta da Sergio Silvestre. Luca non riuscì ad accedere al serale avendo perso la sfida a metà percorso con Emanuele Caruso. Dopo aver lasciato la scuola più famosa d'Italia, ha continuato a ballare nello show del sabato sera di Milly.